Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Egidio, ben ritrovati sul mio canale e qua siamo su Egidio Exotics World. Location differente, sempre la stessa stanza, anzi background differente. Quest'oggi vedrete un po' me, il mio cacciotto barbotto con il quantitativo di terrari qui dietro che è enorme, che praticamente stanno sul comò momentaneamente con tutti i tappetini riscaldatori. E la luce, che quella luce è formidabile, perché da quando ho quella cazzo di luce le piante crescono in una maniera incredibile, bellissime. Infatti c'ho anche qualche carnivora pronta per far aumentare un po' più il loro colore, la loro bellezza, soprattutto la loro crescita. E vabbè, ritornando al discorso, non parliamo di questi terrari, non parliamo delle piante, ma parliamo di quello che andrò a fare in questo video, che è un piccolo rehouse di uno scorpione che ho da un bel po' di tempo. In realtà avevo una coppia, però me ne è rimasto uno solo. Diciamo che questa è anche una coppia che ho riprodotto, mi è rimasto un solo esemplare, vabbè, fa niente e nulla. Si tratta di uno scorpione italiano, vi farò vedere poi qua nel video successivamente. Andiamo a fare un piccolo rehouse per sistemarlo definitivamente nella sua nuova tra virgolette teca, e quindi andiamo direttamente su il banco da lavoro. Lo scorpione in particolare è lui, un ex Euscorpius flavicatis, o chiamato con il suo nuovo nome che è da un po' di anni, Tetratrichobotrys flavicatis. Perché recenti studi hanno scoperto un numero differente di tricobotri, che è caratteristico per ogni specie, però in questo ne hanno scoperto un numero differente, allora gli hanno dato un nome riguardante questa caratteristica che hanno visto rispetto agli Euscorpius. Ho deciso di fargli un terrario che poi alla fine è semplicemente una scatola di Braplast, queste che vedete così classiche, da un litro, perché per lui lo spazio è sufficiente, dato sì che comunque li ho sempre tenuti singolarmente, mai in coppia se non solo per l'accoppiamento. E è comunque uno scorpione che la coppia la scambiai per delle tarantole che le presi da un ragazzo che appunto alleva proprio Euscorpius, ma non solo Euscorpius di genere italiano, ma anche di genere di provenienza europea e quant'altro, proprio per studi. E un ragazzo che li studia comunque in un modo molto più approfondito, quindi presi questo scorpione e decisi di questa coppia di scorpioni e decisi di allevarli, tanto che lui ne aveva in esubero, io avevo delle tarantole in esubero. Facemmo 2 più 2 e quindi io per delle tarantole scambiai questo scorpione, questa coppia di scorpioni, che sotto il suo, diciamo, la sua guida riuscì anche addirittura a riprodurli, che è cosa buona e giusta, ed è stato spettacolare, davvero davvero spettacolare. Calcolate, sono riuscito a riprodurre più questi di scorpioni che gli Atrometrus, cioè gli ex Petersi, il Silenus, con tutte le coppie che ho avuto di Atrometrus non sono mai stato in grado, nemmeno una volta, di riuscire a, come dire, a riprodurli. Comunque, questo è uno scorpione che si può tenere benissimo alle temperature di casa, senza problemi. Ho anche un altro tipo di scorpioni che sto cercando di Euscorpius, scusate, che sto cercando di portare comunque a un livello di più grande di dimensioni, perché comunque l'ho presi da Scorpsling. Si tratta di Euscorpius bicovensis e Euscorpius aladrinus, di cui la provenienza è Croazia e l'altro dovrebbe essere della Grecia. Ho intenzione comunque di allevare gran parte di Euscorpius, perché comunque sono di dimensioni contenute, mi piacciono, sono molto interessanti da vedere. Guardate, li preferisco addirittura agli Atrometrus, e sono molto molto belli comunque, con le loro colorazioni, con le loro disposizioni che hanno, sono davvero davvero molto belli. Eccolo qua, creato, semplicissimo, nulla di più, nulla di meno. Non hanno bisogno di un tappino con l'acqua, però sinceramente io per prassi, così che
li metto quasi a tutti i miei animali, ci andrò a posizionare o sulla destra o sulla destra un piccolo tappino contenente dell'acqua per, oltre a aumentare la, l'umidità all'interno, ma anche a dargli un senso per poter bere nel caso il terreno si seccasse un po' di più. No, diciamo che come tipologia di animali non è che hanno bisogno di un'umidità elevata sostanzialmente, cioè gli Euscorpius vivono comunque all'umidità nostra, alle temperature nostre, quindi senza problemi. E più che altro è un senso anche per dare allo scorpione un posto dove poter rinfrescarsi o ad abbeverarsi quando arriverà comunque il tempo più caldo. Però nulla di più complicato, anzi. Andiamo a spruzzare un po' d'acqua nel tappino. Semplice, semplice. Andiamo a far depositare il piccolo Euscorpius. Ed eccolo qua. E praticamente la nuova casa del nuovo Euscorpius è pronta. Questa è stata una delle cose più semplici che potessi fare. È stato un video molto molto veloce, ma avevo bisogno comunque di portarvi un qualcosa sul canale, dato che era comunque tanto tempo che non vi portavo nulla. E seguendo i consigli di questo ragazzo, che bene o male ci sentiamo molto spesso a riguardo gli allevamenti, le riproduzioni di queste specie di animali, dato che comunque lui è molto interessato anche alle specie nostrane, quindi sostanzialmente se riuscissi a trovare chi riesce ad allevare specie nostrane e o a scambiarle e o a venderle, io sarei contento, perché così potrei anche mettere in contatto questo ragazzo e poter fargli proseguire i suoi studi. E lui ha molte molte specie che provengono dall'Europa dell'Est, dal Nord Europa sostanzialmente anche, e specie che provengono dalla Grecia, quindi dal Mediterraneo, ed era interessato anche alle specie presenti in Italia sostanzialmente. E niente, io comunque spero che questo video vi sia piaciuto, è stato un video veloce. Vi faccio vedere anche un qualcosa che mi è rimasto dall'ultima riproduzione che è avvenuta all'incirca un bel po' di mesi fa, e ha appena anche fatto la muta, guardate. Questo è un piccolo della loro covata, è un piccolo Flavicadis, esattamente come lui. E come vedete ha fatto anche la muta. È un I5, dovrebbe essere un Easter 5 se non sbaglio. Comunque molto carino, molto sexy a dire la verità, e sono contento che piano piano stanno crescendo, perché calcolate che in quella covata la femmina me ne fece all'incirca sui 20 se non sbaglio, 20 piccoli, forse qualcosina in meno, 18, sì, non mi ricordo, devo andare a controllare quanto ne fece perché lo scrissi, e ne rimasi con 10 se non sbaglio, sì, perché molti ne morirono, e 9-10, 5 li ho tenuti, 4 li ho dati via, e poi lui è il primo che ha fatto la muta, che è diventato I5, gli altri sono ancora più piccoli, quindi è quello che è più attivo sostanzialmente. E niente, io ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un like, a scrivere un commento e di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo nel prossimo video, mi raccomando, sempre pronti, sempre attenti. Il piccolo scorpioncino sta qui, non si vuole muovere, eccolo qua. E niente, noi ci vediamo nel prossimo video. Un saluto da Egidio e da Egidio Esotics World. Ciao a tutti ragazzi.